Eccoci qua ancora una volta con Valerio Mazzoli in questa quarta puntata in cui continueremo a parlare della Valle dei Re. Salve a tutti, eccoci qua con la seconda parte della realizzazione della Valle dei Re. Tornando all'interno, abbiamo lavorato per 2 anni per realizzarlo, però era come un puzzle, si andava a montare pezzo per pezzo. Si incastravano, veniva perfetto, non ci sono state, ecco, cose non funzionavano perché avevamo le misure perfette di tutto, cioè il pannello che arrivava bastava incollarlo alla parete. Chiaramente avevo studiato tutti i divisori, le pareti divisorie con tutti i corridoi d'accesso per la manutenzione o per delle emergenze, perché non si vedeva chiaramente durante la trazione, durante il percorso, ma c'erano dei corridoi, delle uscite dove il personale poteva arrivare immediatamente in qualsiasi momento nella zona se ci fosse stato un guasto, se ci fosse stato un incidente o se c'era qualcosa da ripristinare. La cabina di regia era molto grossa, avevamo tutto il sistema, telecamere da tutte le parti, avevamo un sistema già allora digitale per sistema audio, per sistema dei movimenti, il computer, c'era una cabina molto grossa dove c'erano sempre uno o due operatori che seguivano con tutto. Perciò il percorso era seguito da telecamere in ogni singolo momento e si vedeva cosa succedeva e così via. Si vedeva anche le persone che una volta sono scese dal veicolo, poi abbiamo fatto bloccare. E avevano creato un po' di pasticci. Rubavano, tanti rubavano i tesori perché andavano e li portavano via come souvenir. Non dico rubare, prendevo come souvenir. Allora bisognava ripristinare questa cosa. Andando avanti con l'installazione, non avevamo avuto grossi problemi. L'installazione dei robot, io cosa avevo studiato? Siccome ogni robot aveva la sua centralina per piedestallo, erano state fatte delle fosse nel pavimento delle fosse dove si trovava la centralina e il robot rimaneva con i piedi, come era seduto, a livello del pavimento. Però questa fossa era ispezionabile in ogni momento per poter manutentare qualsiasi cosa. Cioè era tutto molto all'avanguardia come attrazione, non c'erano cavi, fili che uscivano da nessuna parte, era tutto interrato, era tutto nel pavimento, c'era tutto un sistema di cavi, di tubi dell'aria, c'erano due grossi compressori che alimentavano, avevamo fatto tutto a pneumatico perché l'olio dinamica era più fluida, era più controllabile, però l'olio dinamica portava dei rischi, perché se ci fosse stata una fuga o un tubo o un condotto che si fosse rotto, andava olio da tutte le parti e questo avrebbe creato grossi problemi. Un tubo che perde aria faceva rumore e fermava solo il movimento. Perciò avevamo optato per la pneumatica. Al di là che l'olio dinamica costa 3 volte di più per fare queste cose. E c'erano sistemi proporzionali, c'erano delle valvole intelligenti che ricevevano il segnale, perciò noi davamo un segnale anche del movimento che non era solo un on-off, ma c'era un movimento più naturale che si muovevano, che potevano recitare. Un lavoro del quale eravamo molto soddisfatti. Montati i robot, montata tutta la scenografia, c'era l'audio, le luci e gli effetti speciali. Allora, anche in questo caso, per l'audio c'erano degli altoparlanti dedicati, cioè quando passava il veicolo, l'audio lo si sentiva solo in quella zona senza disturbare le altre scene, perché erano tutte vicine, perciò c'erano dei sistemi dedicati, le voci, le musiche, gli effetti sonori. Il lavoro delle luci, anche quello è un lavoro molto importante perché illuminare un'attrazione del genere richiese mesi di lavoro, delle cifre importanti, proiettori speciali, proiettori che andavano cambiati, avevano in certi casi se erano proiettori di effetti speciali, mettevamo due o tre proiettori in batteria che nel caso
uno si guastasse, c'era subito il sostituto, non, l'attrazione non rimaneva mai sguarnita o che mancasse un qualcosa, che mancasse una luce, che mancasse un effetto, l'audio, queste cose. Ci tenevo a fare una cosa che poi tutto certo può succedere, se va via la corrente, però c'era la centralina di salvataggio, c'era tutto. Il gruppo dei compressori era un locale molto grosso, c'era il locale di manutenzione dei veicoli con un binario che portava fuori i veicoli per la manutenzione e poi lo faceva rientrare. I veicoli andavano a una velocità poco più di un passo d'uomo che permettevano di vedere tutto. E optai per fare un veicolo non tematizzato, non doveva esistere il veicolo, doveva essere solo un mezzo per trasportare le persone. C'è un veicolo nero, la barra di sicurezza, e essendo in un canale interrato, nelle curve ci poteva essere pericolo dei tagli, dei vuoti, perciò invece di fare una minigonna, come macchine da corsa, di gomma rigida che sfiorava il pavimento, ma se qualcuno scendeva perché si apriva il veicolo, non c'era il pericolo di un incidente. Poi la trazione ogni tanto subiva qualche cambiamento, qualche modifica, qualche abbellimento, perché era il nostro tesoro, che andavamo anche noi, no, durante l'anno a fare la manutenzione, a metterla a posto. Nel 2000 poi venne fatto un ringiovanimento, qualcosa di extra. Infatti era uscito il film Stargate, dove c'era questa cosa degli egiziani, lo spazio e così via. Allora lì venne creato un portale con tutti i geroglifici che si illuminavano, che davano del senso. Poi c'erano le mummie, quelle che parlavano, e il gran finale avevamo fatto, ma quello da subito, gran finale era quello, loro in un'attrazione generalmente, come anche in un film, la scena finale è quella che lascia il ricordo, perché uno vede tutta l'attrazione, se il finale è un po' fiacco è quello che rimane in mente, invece lì vuole creare un finale da lasciare stupefatte le persone. Loro con il cono laser, un cono abbastanza importante perché era l'argon laser, quello verde, può essere pericoloso, ma non era puntato negli occhi delle persone. Però questo cono che girava, c'era un sistema che faceva girare non il laser, ma una specie di diaframma che muoveva davanti al laser, col fumo si creava questo cono verde dove la gente si immergeva, no? Si immergeva dentro, alzando le mani, le cose, creava delle ombre, era magica, difatti la gente impazziva di questo. Alla fine del cono c'era il faraone, che dava la sua maledizione, che si alzava dal trono in piedi. Lì avevamo fatto un masterpiece di questo animatronic, che era seduto con le braccia, con i sigilli, con i segni dei sigilli in egizi, si alzava in piedi e iniziava a parlare, a gridare, queste cose con tutte le luci, e si usciva, nella uscita col tapirulan, la gente scendeva perciò senza difficoltà e entrava nel negozio di souvenir. Questa è oggi certo un'attrazione datata, sarebbero stati cambiati gli animatronici, effetti speciali nuovi. Poi ecco, la cosa che feci nel rinnovamento, oltre a questo c'erano i fantasmi nella sala del sacrificio, cambiammo dalla ragazza che era nella gabbia, la mettemmo invece sopra una specie di lettino egizio dentro la fossa con le fiamme, e fu il primo che fece arrivare le fiamme finte dall'Inghilterra. L'effetto era molto molto bello, perché erano macchine del vento con della seta, la seta illuminata dava l'idea delle fiamme, perciò era il fuoco, era vivo. Poi per ricreare le anime che uscivano, i morti che uscivano dalle tombe, fece produrre un film digitale, ricreando dei fantasmi, delle anime, che poi proiettai alla rovescia su un tulle. Nella sala di sacrificio c'era una parte
che era lo sfondo dove c'erano tutti i prigionieri che erano legati, mesi un tulle che nessuno poteva vedere, questo tulle. E la proiezione di queste anime, avevo anche lì due proiettori in batteria, la proiezione di queste anime volavano, uscivano, arrivavano dal sepolcro. Mi ricordo che il primo test, ero già da solo quando ho rifatto l'Egitto, Claudio lavorava con Gardalan, difatti venne Sergio Feder con mio fratello sul veicolo a vedere. E rimasero perché non capirono com'era fatto questo effetto, no? Perché adesso in digitale si fa tutto, i dinosauri, si fa l'ira di Dio, ma nel 2000 non c'era ancora queste cose. Poi con pochi soldi realizzai questa cosa, perciò c'era questo effetto di queste anime. Cambiamo alcune scene, cambiamo le scene, adattammo con altri effetti speciali e luci e ci fu questo rinnovamento e ricordo che riprese ancora, c'erano delle file all'ingresso che arrivavano dal villaggio Wester per entrare dentro a Garda. Poi non intervenni più alla Valle dei Re con la mia società e so che negli anni vennero fatte alcune modifiche, una vistosa nella facciata che trasformarono un po' il monumento. E all'interno poi so che avevano fatto altre cose. Ora ho sentito che ci sarà una nuova attrazione, qualcosa del genere. Rinnovamento. È bello, era bello rinnovarla magari nel modo moderno, nel modo giusto. Ai tempi io con l'amministratore delegato Sergio Federer gli avevo proposto di rinnovare i veicoli, di fare una cosa con il 3D tipo Spider-Man, no? Della Universal Studio con effetti di film, queste cose dove si viveva un'avventura e diventava emozionante, però non venne accolta forse per il budget, queste cose. Questa era un'attrazione che ai tempi aveva avuto un grosso budget. Noi dobbiamo pensare che a Gardaland allora c'era poco e nulla, c'era solo un roller coaster modesto oggi, allora era un roller coaster importante e il Flume Ride. Ma del resto non c'erano grandi cose, perciò investirono più di 10 miliardi di lire. Oggi 10 miliardi sono 5 milioni di euro, ma pensando a 30 anni fa, pensando al parco, il numero dei visitatori che aveva, l'ingresso del ticket, quello che si pagava, erano grosse cifre, sono ancora grosse cifre. Oggi però un roller coaster, si compra un roller coaster importante, può costare anche 20 milioni, 30 milioni. Più il montaggio, perciò parliamo di altre cifre, ma parliamo anche di strutture. Oggi Gardaland è una struttura grossa, internazionale, è una struttura di uno dei parchi più importanti d'Europa, se non del mondo, e i budget che ci sono sono altri. Ma allora questa era una cifra importante, era un rischio anche, perché non avevano mai fatto loro dei dark ride. Loro volevano i pirati, come hanno fatto tanti parchi sull'onda della Disney. I pirati era un tema sicuro. L'Egitto, boh, come andrà questa cosa dell'Egitto? C'è poi le maledizioni, c'è tutte queste cose, era importante. E uno può dire, magari non è porta rogna, porta male, no? Invece portò buono, perché fu il successo di Gardaland. L'Egitto fece cambiare di colpo, da quel momento Gardaland diventò internazionale, non era più il parco del lago di Garda, ma era il parco più importante in Italia. Venne la Disney a vedere questa attrazione, ci fecero anche i complimenti. Certamente non eravamo al loro livello di tecnologia perché non c'era quando io realizzavo un animatronic che in Italia poteva costare, non so, una vetroresina. Facciamo l'esempio più classico, la shell di vetroresina dove dentro poi c'è la meccanica. Allora, una shell di vetroresina nostra poteva costare, parliamo in euro perché è più facile oggi da capire, poteva costare 300-400 euro, 1000 euro se era complicata. Alla Disney, quando lavoravo io negli anni 70, 76, 78, una shell di vetroresina costava 40.000 dollari. Disney impiega dei grossi capitali, Universal impiega grossi capitali. Se guardiamo l'ultima attrazione della Universal Studio, quella di Harry Potter,
è costata 250 milioni di dollari. Perciò parliamo di cifre che in Europa forse si costruiscono due parchi a tema con quella cifra. Perciò parliamo di cifre improponibili. E purtroppo la mia carriera ho avuto non più oggi perché oramai il mondo si è evoluto, ma negli anni di Gardaland arrivavano magari dei potenziali clienti che erano stati in visita ai parchi americani e tornavano e dicevano: voglio la stessa attrazione. Dico: benissimo, ma io ho da spendere questa cifra. Dico: guardi, con quella cifra lì forse si può fare a malapena l'entrata, ma non si può fare l'attrazione. Poi non riuscivano a capire perché pensavano che si potesse fare la Disney è cara, ma noi possiamo fare. E invece preferivo o non farla o consigliare qualcosa d'altro adatto al loro parco, che fosse in Italia, in Germania o in Francia, ma su un mercato dove il potenziale era meno. Oggi si viaggia, purtroppo col Covid ci sono tutti questi problemi. Però Disneyland Parigi era diventata facile, voli speciali da Milano, da Roma, uno poteva, anziché arrivare negli Stati Uniti, va a Disneyland Parigi e ha una grossa esperienza. Poi ci sono parchi oramai in tutto il mondo, Disney, Universal Studio, quasi in tutti i paesi. È cambiato e penso sempre, bisogna pensare a qualcosa di nuovo, bisogna pensare, c'è sempre qualcosa di nuovo, se no l'uomo non sarebbe mai andato avanti, non ci sarebbe la lampadina, saremmo ancora con le candele. Io vorrei prima di chiudere farti due o tre domande. Il negozio che si trova alla fine dell'attrazione è stato fatto nella seconda fase o era già originale? No, no, era originale, ma non ho messo mano. Il negozio non l'ho fatto io. Il negozio hanno pensato loro, è stato fatto subito Subito. e io non ci ho messo mano. Noi subito abbiamo fatto il Gran Bazar, che anche lì è una bella storia da raccontare, come abbiamo realizzato una cosa innovativa. Sarà un'altra puntata che parleremo del Gran Bazar. E invece l'ultima domanda, questa è un classico, uno l'hai già citato a dire la verità, però mi piaceva approfondire, quando si arriva davanti alla facciata, un ospite attento o che sa, legge una piccola incisione sul lato sinistro dell'ingresso e c'è scritto Ilozam, Mazzoli. ecco, questo è chiaramente il nome Mazzoli, al contrario, quindi è la classica firma che mettono tutti gli autori nei loro libri o film o sculture o Certo, fotografie. E si chiamano inside jokes sostanzialmente, sono scherzi per gli addetti ai lavori. Oltre a questa scritta, hai altri inside jokes di cui vuoi certo. mettere No. come. Io dopo, allora portavo gli occhiali a quei tempi e avevo il mio animatronic aveva gli occhiali. Poi ho iniziato a portare le lenti a contatto, loro sono andato a togliere gli occhiali. Non gli ho messo le lenti a contatto, ma l'ho lasciato senza occhiali. Poi l'avevano spostato perché prima era l'ingresso, prima era attaccato alla tomba di Tutankhamen, poi l'abbiamo spostato all'ingresso e così, però no, non ho fatto. Lì era stata un'idea mia di Claudio di mettere il nostro nome, la firma era stata quella, perché lì eravamo molto soddisfatti del lavoro che era stato fatto. Difatti tutti ne rimanono soddisfatti perché era facile fare una cosa in vetroresina grande così che poi si andavi a battere la gente. Difatti ci sono i filmati, no? L'ingresso che la gente va a toccare perché la prima cosa dice: ma come è fatta? Lì si spaccavano le mani. Perché poi c'è tutta la camera dietro che si va dietro queste statue, no? Per entrare. E lì spero che non vengano abbattute, perché quello è un peccato, è veramente un'opera d'arte, è un simbolo di Gardaland questo. Però allora così l'avevamo firmato. Abbiamo lavorato bene, bene con la società, c'era allora l'ingegner Zeni, non so se collabora ancora con Gardaland, l'ingegnere che ho conosciuto lì perché era il loro ingegnere che seguiva tutti i lavori, col suo studio che ha seguito tutto, le cose, ha fatto, studiato tutto il capannone dentro, i sistemi, i canali, tutte queste cose, lavorava molto bene. L'ingegnere Perissinotto che si occupava di tutta la parte elettrica e ci forniva tutti gli impianti, queste cose. Eravamo un bel team, eravamo un bel team di persone affiatati. E si sgobbava, i clienti erano soddisfatti. Pelucchi, così ancora oggi ne parliamo con il signor Pelucchi, Cesare Pelucchi, che siamo rimasti in buoni rapporti.
e ne parliamo ogni tanto. Purtroppo gli altri soci sono mancati, però da lì poi abbiamo fatto un sacco di viaggi insieme, andavamo a vedere, a studiare le cose, nascevano insieme, no? Erano cose che nascevano insieme. E quindi niente, siamo in chiusura di questa intervista focalizzata sulla Valle dei Re e ci chiediamo la prossima puntata di cosa ci puoi parlare. Ma pensavo, per non dedicare solo un'attrazione, le altre opere abbiamo fatto. Allora, una nota di merito al Souk, che è un villaggino arabo così, ma è come è stato realizzato? Cosa abbiamo studiato per lavorare d'inverno? E al padiglione rinnovato dell'Africa, che anche lì abbiamo fatto delle cose particolari, lavorando con dei tassidermisti per fare gli animali e gli effetti, queste cose così. Pensavo di accennare un po' di Gardaland, poi vabbè, ho fatto altre cose così, ma poi vedremo. Poi c'è anche il pezzo forte della Disney, Disneyland Parigi, dove lì abbiamo fatto più o meno le cose più importanti, il simbolo, il castello, la cosa più importante. Lì è stata una ricerca pazzesca per fare le cose e ho dato io dei materiali alla Disney che ho creato apposta per loro. Per le torri che sono lì oramai da tanti anni, che sventano lì svettano sul castello, perciò anche lì sono fiero del lavoro fatto. Bene, così abbiamo lanciato anche le prossime 2/3 puntate, suscitando ulteriormente la curiosità dei nostri lettori. Tra l'altro, le puntate hanno avuto un successo, direi, molto molto importante e quindi speriamo di replicare con le successive che arriveranno. Quindi per il momento ti ringrazio, ti saluto e arrivederci alla prossima. Ciao a tutti, alla prossima e parleremo delle grandi altre avventure. Alla prossima.